e il perché, i due livelli del perché la sinistra si è unita in questa città. C'è un livello generale, che è una sinistra che, perdendo contrattualità sociale, ha fatto automaticamente perdere a catena tutti quelli che erano i diritti conquistati nel tempo da lotte democratiche che i nostri genitori hanno fatto, che voi avete fatto e che oggi si vedono tolte per i loro figli. Questa mancata contrattualità sociale, che io la vedo in un effetto consecutivo di quando un determinato percorso si è contaminato troppo con quello che erano gli interessi del sistema, ha portato poi alla sinistra a frazionarsi per causa e non per effetto, non per autoreferenzialità, ma per causa di un troppo amalgamarsi, di un troppo correre dietro, di un troppo perdere un'identità che era al tempo ed è oggi ancora di più un'identità necessaria per l'aumento della contrattualità sociale del 95% delle persone che sono lavoratori, precari, detentori partitari, disoccupati, mentre il 5% è quello che detiene il capitale. Per lo stesso motivo con il quale noi politicamente ci siamo contattati con i compagni di Rifondazione Comunista e di Sinistra e Libertà, in visione di un laboratorio di discussione, perché noi non ci stiamo fermando a quella che è la campagna elettorale, per rispondere anche a chi ha detto perché in un momento elettorale, non è un momento elettorale. Ci sono coordinamenti nord di Napoli, coordinamenti momentanei sulla biomassa che ha visto le varie soggettività della sinistra, da quella anticapitalista a quella moderata, che li ha visti insieme nella lotta reale, nell'opposizione sociale a quella che era l'esigenza di una popolazione che doveva difendersi in quel momento dall'aggressione del sistema. Perché anche la centrale biomassa, vedete, non è una discussione sulla energia alternativa, è un'aggressione del sistema. Quella centrale biomassa non serve a nessuno se non all'aria. Perché l'AI deve guadagnare la produzione del sistema che noi ci stiamo mettendo insieme e ci vogliamo mettere insieme. E sull'aggressione del sistema, parallelamente come a livello politico generale, oggi vogliamo costruire un laboratorio di discussione in un territorio dove chi ha mantenuto, e lasciatemelo dire, la discussione a sinistra, oggi ha fatto in modo che la sinistra potesse parlare. Ed è per questo che oggi la sinistra può rivendicare tutti quelli che sono le necessità di questo territorio, può rivendicare l'unità di intenti al suo interno per calare la stessa contrattualità sociale della quale parlavamo, sui diritti generali che abbiamo perso, articolo 18 e tutto che stiamo mettendo in discussione, anche a Catone, perché la stessa aggressione del sistema sta avvenendo nel nostro territorio. Ed è un sistema che, per quanto è molto simile a quello del capitalismo generale, che mette in crisi economicamente, mette direttamente le mani nelle tasche delle persone e quindi implica una difficoltà nella sopravvivenza per le persone, a Casoria, come nei territori a nord di Napoli, come nel sud Italia, è aggravata dalla mancanza di libertà che c'è nei nostri territori. Perché quella che una volta gli anni 80 chiamavano lo Stato parallelo, la camorra, oggi non è parallelo, oggi è insito allo Stato, elegge i suoi politici, elegge i suoi amministratori, condiziona la vita politica del territorio. Allora là, come diceva il compagno dei casi, c'è un'emergenza democratica che ci chiama a metterci insieme prima noi, poi arrivo al dopo, prima noi della sinistra. C'è un'emergenza democratica, perché guardate, non si può più vivere in un territorio dove i nostri genitori sono costretti a dirci, non rispondere, non dovete essere miti, lascia stare, fatti tuoi, non sai quali interessi puoi andare a ledere. E sono costretti, abbassando il loro concetto di dignità, perché nessun genitore è felice di dire ad un figlio stai zitto, non rispondere e non
a mettere in campo, vai a leggere, perché nello stesso momento in cui lo sta dicendo, sa che l'unico interesse che si lede quando c'è silenzio, quando c'è omertà e quando c'è la mancata partecipazione democratica è quello proprio, è quello della società in cui si vuole vivere. E questa aggressione del sistema, calandola a caso, è stata rappresentata, io non li chiamo nemmeno più centrodestra, centrosinistra, centro, da una classe dirigente. Io parlo per l'esperienza politica, c'è chi ha detto Polizio, è un feudo di Casone, è un feudo, come un feudo può essere un altro, ma se vogliamo parlare solo dell'esperienza, l'esperienza recente, il patto per il progresso, a Casoria ha dato da 25 anni a questa parte una classe dirigente, che è solamente classe dirigente e basta, che non ha appartenenze politiche chissà quale specifiche. Basta pensare che le liste dei socialisti nell'ultima amministrazione sono tutte passate fra centro e centrodestra. Il Partito Democratico, che si è sempre macchiato di scelte scellerate, ha perso sei consiglieri in nome dell'interesse della gestione privata della cosa pubblica, perché chi stava là non era PD, non era socialista, non era ABI, CCP e tutta questa gente che si sta creando per occupare i posti di amministrazione, erano gente che stava là a fare della cosa pubblica cosa loro. Chiamarci responsabile, perché quando qualcuno fa di una cosa sua, sarà mentalità, non è organizzazione, ma è camorra, perché la camorra tende a fare tramite un'organizzazione, tramite la violenza, tramite l'ausilio della microcriminalità organizzata, tutto quello che è interesse generale, cosa sua. La camorra è stata capace di far maturare nelle nostre città, in questo nostro sud martorizzato, una mentalità nuova, che è andata a debellare tutto quello che era la formazione dei partiti, l'ideologia di piazza, il movimento assembleare, la partecipazione democratica. Ha dato lei, è stata lei che ha avuto un ruolo pedagogico nella nostra società, perché il solo fatto che se io mi rubano la macchina e non voglio cedere al ricatto del cavallo di ritorno e il mio amico dice signor Strunzo che ha chiamato la manna, a Catone sta vincendo pedagogicamente. E chi fa dell'amministrazione cosa sua? Chi pensa che l'amministrazione sia fatta per mettere il fratello e il figlio? Chi pensa che la politica debba essere partecipata nei momenti elettorali perché la sua quota elettorale lo porterà ad essere sotto dirigente, staff amministrativo e tutto cosa? Fa della politica, di quell'espressione democratica che serve alle nostre società, la pedagogia d'amore. Allora noi abbiamo un'emergenza democratica a causa del concetto della pedagogia della camorra che ha influenzato tutti gli stati sociali, tutti gli strati, che può essere quello che è la remissività del popolo ad insistere sui suoi diritti perché ha paura, e quella che può essere l'aggressione che gli amministratori delle nostre città ci fanno ogni giorno perché tolgono a chi ha diritto e prendono loro per fatti personali, per i loro carrozzoni, per quello che deve essere poi la struttura organizzativa e clientelare che li deve mantenere. Allora l'emergenza democratica è il primo motivo che a Casoria ha fatto dire alle donne e agli uomini di sinistra, ha fatto dire mettiamoci insieme, e ha fatto dire a questa assemblea, cari compagni e compagni, voi che ci avete insegnato qual è realmente il concetto di cuore, il cuore con il quale parlava Gennaro Lodiero, di solidarietà e di azione militante e politica, questi giovani oggi vi stanno chiamando per cercare il vostro appoggio, perché in un percorso del genere, e faccio appello a tutti coloro che hanno i trascorsi realmente liberi e democratici all'interno di questa sinistra, abbiamo bisogno, noi giovani che stiamo portando avanti quello che voi ci avete insegnato, come diceva il compagno Gramsci,
della vostra forza, della vostra intelligenza. Abbiamo bisogno di voi, perché all'interno di questo percorso, che non è un percorso elettorale, stia attento chi lo pensa all'interno della sinistra e chi lo pensa fuori vedendoci aggregati. Non è un percorso elettorale, è un percorso di opposizione sociale. Noi abbiamo fatto anche un altro passaggio e ci arrivo dopo, però è un percorso di opposizione sociale, che è quell'opposizione sociale che ci ha visto nella lotta per la tassa, ci ha visto contro le false graduatorie che gli amministratori lanciavano ogni volta per mantenere i loro carrozzoni clientelari, che può essere il contributo fitto casa, che può essere la figlia di quell'altro, la nipote che deve andare a lavorare, che gli staff amministrativi. Ci ha visto contro questo, ci ha visto contro la centrale a biomassa, ci ha visto contro tutto quel sistema che toglie libertà ai cittadini. Ed oggi perché in questa assemblea la cosa più importante che esce fuori è sempre la camorra e l'ambiente? La camorra e l'ambiente, per arrivare poi al lavoro. Perché sono quelli sui quali noi siamo toccati realmente, individualmente, come cittadini. Sono quelli che ci costringono a fare appelli a chi realmente è sincero democratico in questa città. Perché è dall'ambiente che si deve ripartire, non l'ambiente di Sarkozy, che sono finite le risorse e quindi mette le risorse, i beni comuni, a disposizione del capitale. Come può essere per l'acqua, come può essere per i fotovoltaici e tutto il resto. Ma un ambiente reale, partecipato. La villa comunale, buoni, nel suo territorio, non c'è! Senza quel verdino borghese che ha... Ma chi serve della villa comunale? E non servirebbe tanto, lui parla di normalità, quindi che è rivoluzionario questo progetto. È un progetto rivoluzionario. Dove trovi donne e uomini che vengono a parlare di anticamorra in questi territori? Ed è su questa emergenza democratica che noi abbiamo fatto un passaggio specifico ai progressisti e ai sinceri democratici di questa città, che attenzione, non è che vogliamo usufruire del premio di maggioranza nel caso in cui vinciamo le elezioni e uno di noi prende il consigliere, perché state ben sicuri che se non ci trovate in consiglio comunale ci troverete tutti come siamo in piazza a controllarvi. Fatti che ci sono stati negli ultimi tempi abbiano risonanze irrilevanti. Poi vedremo se una sinistra reale, che ha gli intendimenti di un forum dell'opposizione sociale, se sta o meno nelle istituzioni, se non ve la trovate sempre con il fiato sul corpo. Però anche su questo ci sono delle condizioni, ci sono i progressisti di questa città, e faccio appello chiaramente al PD. L'IDP è strano, scusatemi. C'è chi ha fatto l'appello all'IDP, ma l'IDP si deve chiarire, come me a Napoli ha fatto la coalizione con De Magistris e Rifondazione, che ha partecipato alle future libertà. Si deve capire. Però al Partito Democratico glielo facciamo questo appello. Facciamo un appello forte, che non è un appello pregiudiziale per il nostro percorso politico, ma è un appello per quell'emergenza democratica. Perché caro Partito Democratico, provateci ad andare con l'API, l'UDC e FLI. Volete fare il carrozzone di quello che è un sistema clientelare, di quelli che hanno rappresentato tutti gli interessi in questo territorio, gli interessi dei piani di lottizzazione, gli interessi personali, gli interessi che hanno leso le libertà. Volete andare? Fate bene, andate, vincerete le elezioni, però vi porterete sulla coscienza la possibilità di dare una spallata in un solo colpo a una classe dirigente che si sta mettendo tutta insieme, perché c'è sta Mennarini Group e 35 milioni di euro del più Europa. Adesso la sinistra vi chiede, e non ve lo chiederà più, perché noi i progetti politici nostri ce li abbiamo, il percorso partecipativo che vogliamo proporre ce l'abbiamo. La sinistra in questo momento vi sta chiedendo: da che parte volete stare? Con chi fate la cosa pubblica, la cosa pubblica, o con chi fate la cosa pubblica, la cosa loro? E poi
poi l'ultima cosa e chiudo perché il tempo è poco, non voglio mettere in difficoltà. Da questa assemblea i CARC parlavano di un programma che doveva essere fatto con le organizzazioni popolari e operai del territorio. Noi non ci siamo presentati con un programma qua, in questa assemblea, e non lo avremmo mai fatto. Però ci siamo presentati con molte cose. Un'esperienza di lotta che ci ha visto dire no alla centrale biomasse, e quell'esperienza è il nostro bagaglio per andare a formare un programma. Abbiamo portato qua un'esperienza di lotta che diceva che gli LSU in un sistema democratico meritevole di graduatoria dovevano essere assunti al comune, e quello è il nostro bagaglio di lotta che porteremo nel programma. Ci confrontiamo con la gente ogni giorno e da quei confronti uscirà il programma. Le grandi organizzazioni operaie, che sinceramente per come hanno gestito gli ultimi anni i lavoratori, rendendolo anche loro carrozzoni, no? Clientelare a seconda di quello che volevano fare, basta pensare solo alla legge sul TFR e la CGL che portava a votare tutti i pensionati per far votare il loro TFR a quello che era l'azienda privata che doveva gestire il fondo pensionistico, no? Invece di tutelare quello che è realmente l'interesse del lavoratore. Allora noi diciamo, noi il programma non l'abbiamo portato per correttezza politica nei confronti di chi facciamo appello, cioè la società civile e le soggettività politiche di opposizione sociale presenti sul territorio, ma soprattutto non l'abbiamo portato perché noi veniamo da un'esperienza che non è un'esperienza che viene da 4, 5 anni, 10 anni, 15 anni a questa parte, quando si sono impegnati questi giovani sui nostri territori. È un'esperienza che parte da lontano, un'esperienza che ha verificato realmente qual è il processo della sinistra sul territorio che deve essere fatto. E qua mi viene di ricordare il compagno Enzo Russo, che dà la possibilità, a differenza dei politici di turno che si candidano al sindaco e mettono il mio vitalis per fare lui il consigliere comunale, che ha fatto capire su questo territorio, oltre l'avanguardia, vicino alla gente per l'anticamorra in questo territorio, ha fatto capire che significa realmente un concetto irrinunciabile per il popolo della sinistra, che è la rivoluzione permanente dei ruoli. Enzo è un compagno che l'ha permessa a noi, e in nome di questa rivoluzione permanente dei ruoli, questa gestione democratica della politica, di questa contaminazione forte che vogliamo avere con la popolazione, che vogliamo costruire il nostro programma, vogliamo rigenerare una nuova classe dirigente e vogliamo dire che la sinistra accatoria è una sinistra per l'ambiente, ma soprattutto è una sinistra anticamorra da qualsiasi parte la camorra sia, che sia nelle organizzazioni sindacali o che sia nelle istituzioni. L'unico augurio che posso fare, e l'unico appello che posso fare a tutti noi compagni, facciamo in modo che questa non sia un'esperienza, ma un percorso che inizi qui e che nel tempo porta a modificare la nostra amata città. Grazie a tutti. Perché nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, il lavoro della città con i cittadini va avanti. Cari compagni, al lavoro e alla lotta!